Buongiorno dall'edizione odierna del TG di Federpharma Channel. In Italia si registra un tasso di contraffazione e alterazione dei farmaci etici quasi pari allo zero e la distribuzione al paziente, che avviene esclusivamente attraverso le farmacie, funziona in modo eccellente. A parlare del ruolo fondamentale del farmacista in questo processo è il presidente di Farmindustria Massimo Scaccabarozzi, ospite del caffè di Federpharma. Anche le vendite online prosegue, concesse solo alle farmacie che in rete presentano il bollino ministeriale, garantiscono acquisti sicuri e controllati, oltre che una corretta conservazione dei farmaci. Dal prossimo 25 maggio sarà applicabile il regolamento europeo che introduce nuove disposizioni e adempimenti in materia di privacy. Promofarma, secondo quanto ribadito in una circolare inviata da Federpharma alle associazioni territoriali, metterà a disposizione a titolo gratuito una piattaforma informatica che consentirà l'adeguamento alla normativa descritta. La SINDE sta inviando alle farmacie e ai distributori intermedi la circolare relativa al conferimento dei resi relativi alla seconda tranche dell'anno 2017, che riguarda i prodotti che abbiano maturato le condizioni di reso nel periodo 1 luglio 2017-31 dicembre 2017. Tra le novità, la nuova struttura del servizio reso facile, che non prevede più un pagamento a forfè, ma in base ai singoli servizi scelti, consentendo ulteriori riduzioni di costi. Chi si avvarrà del servizio reso facile, inoltre, verrà esentato dalla tenuta dei registri di carico e scarico, dalla presentazione del MUD e dal SISTRI, limitatamente ai rifiuti gestiti da SINDE, oltre che dall'iscrizione alla sezione speciale dell'albo gestori ambientali per quanto riguarda i RAE. Veniamo all'ultima notizia del TG di oggi. Si terrà sabato 7 aprile alle ore 19 presso la sede dell'Ordine dei Farmacisti della provincia di Matera l'evento commemorativo organizzato dall'Ordine e la Federpharma della città lucana in onore di Giacomo Leopardi, presidente della FOFI dal 1985 al 2009. La cerimonia prevederà anche l'inaugurazione della sala convegni dedicata proprio a Leopardi con la scoperta della targa commemorativa. Tra gli interventi, quello del presidente della FOFI Andrea Mandelli e del vicepresidente Luigi D'Ambrosio Lettieri, del presidente dell'ENPAF Emilio Croce e del presidente dell'UTIFAR Eugenio Leopardi, oltre che di Monsignor Biagio Colaianni. E con questo noi vi salutiamo e vi diamo appuntamento all'edizione di domani.